permetto solo di dire una cosa, un chiarimento al popolo di Federanziani di che cosa sono i medical device, perché forse non lo sanno. Io sarò molto breve, dando lettura, per cortesia silenzio, dando lettura in 3 minuti della relazione finale del Dipartimento che ho avuto il piacere e l'onore di presiedere sui dispositivi medici. Il Dipartimento, riconosciuto il ruolo fondamentale dei dispositivi medici nella moderna medicina tecnologica, e ricordo per chi non ne ha detto i lavori che dispositivo medico sono tutti i materiali, gli strumenti che i medici, gli infermieri utilizzano per curarci, dalla siringa per praticare un'iniezione alla valvola cardiaca artificiale che viene sostituita al posto di una valvola malata. Il Dipartimento segnala numerose criticità nell'iter che accompagna il medical device dalla sua produzione all'applicazione clinica. Individuato i 4 protagonisti del sistema, diciamo dispositivo medico, cioè il paziente, noi tutti, l'operatore sanitario, il medico, l'infermiere, l'industria di prodotti biomedicali, il sistema sanitario nazionale, il Dipartimento riassume le proprie considerazioni in 6 raccomandazioni che affida a voi e al direttivo di Federanziani perché vengano proposte nelle sedi e nelle istituzioni competenti. Primo, un richiamo all'industria per una rigorosa selezione nella fase di pre-market dei dispositivi medici fondata su criteri di efficienza e sicurezza e nel rispetto di una corretta competizione. Una maggiore informazione del cittadino su quelli che sono i presidi medici, soprattutto per le patologie più comuni, affidando questa informazione ai medici di famiglia, alle società scientifiche, alle confederazioni e soprattutto al momento del consenso informato nel momento del ricovero. La necessità di una rivisitazione dei criteri di scelta di questi dispositivi medici, tenendo conto soprattutto anche della valutazione degli effetti economici indiretti dal mancato uso di un dispositivo medico adeguato, cioè in ultima analisi valutare il costo-beneficio di ogni presidio medico. La valutazione negativa espressa da questo Dipartimento per le attuali gare d'appalto che vengono fatte in molte regioni per macro area. Sono delle gare che penalizzano la ricerca e la qualità delle prestazioni. Dare un maggiore peso nelle procedure di acquisto negli ospedali da parte del clinico, cioè del medico specificatamente esperto. Ma dobbiamo anche richiamare un contestuale richiamo all'esperto medico perché si attenga nella selezione del dispositivo a criteri di scientificità e anche a criteri di deontologia e di etica, cioè libero da condizionamenti, da ricatti e da corruzioni. In ultimo, la creazione di nuovi DRG, cioè quanto lo Stato paga per la prestazione, che tenga conto delle nuove procedure effettuate in regime di desergici, cioè in regime in un giorno, ambulatoriali, e che vengano concordati dalla Conferenza Stato-Regioni. Vi ringrazio. Grazie, professor Negro.